tutti! Allora, oggi faremo il video tag del Ce n'è per tutti i mesi aprile, perché oggi è il 1° aprile e ormai faccio sempre così, al 1° di ogni mese faccio il video tag. Allora, cominciamo. Canzone del mese. Allora, le canzoni del mese sono state 4. One Way, dei One Direction, poi mi è piaciuta tantissimo, vabbè, sempre All The World di Michael Jackson, mi è piaciuta tanto anche Starships, che non avevo mai sentito, l'ho conosciuta grazie alla mia migliore amica ed è davvero una canzone bellissima, tanto da discoteca, proprio da ascoltare, quindi Starships. Poi Good Time, sono state le mie canzoni del mese che sentivo praticamente solo quelle. Ah, e anche Parole Nuove di Matteo Franciamore, bellissima, mi piace tantissimo. Allora, profumo, questo lo sapete, l'unico profumo che ho usato in questo mese, di Acquolina, Fragola e Panna, buonissimo, dolcissimo e davvero adoro questo profumo, lo amo. Poi, film del mese, l'ho visto ieri, si chiama Stardust, non mi ricordo, una cosa del genere, e magari sì, ve lo scrivo qua perché comunque è da vedere. E, parla niente di una stella caduta dal cielo che... il suo cuore lo devono mangiare delle streghe per riacquistare la giovinezza. Quindi niente, le streghe cercano la stella, però a sua volta anche dei principi. Ora non vi racconto tutto perché è bellissima. E è un film fantastico, quindi chi ama questi generi, questo genere, lo invito a vederlo. È davvero davvero bellissimo. E l'hanno fatto ieri in TV su Italia 1, è stupendo. Poi, accessori. Non è che abbia... indossato granché di accessori, questo bracciale come sempre e un altro bracciale che non ho preso, che stupida che sono, e è un bracciale argento, bellissimo, proprio bello. E cibo, ok, il cibo questo mese sono stati pomodori, non so perché ho mangiato tanto pomodori, e di dolci i popcorn snack. Ho fatto anche un video proprio il primo giorno che li ho assaggiati e vi ho detto quanto li amavo e davvero è stato il mio cibo del mese perché non la smettevo più. Poi scarpe. Allora, questo mese ho messo tantissimo, ma davvero tantissimo, i stivali marroni, quelli con i burloni dietro, quelli. E quindi direi quelle le scarpe. Se invece si parla di scarpe da ginnastica, le blazer verdi. Poi trucco. Semplicissimo, mascara, gloss, a volte proprio burro cacao e basta, e, ombretto e a volte il fondotinta che ho portato qua perché mi pare non l'avete mai visto. Comunque questo è il mio fondotinta e niente. Poi capelli sciolti per andare a danza, coda laterale o coda dritta o con qualche cerchietto per danza e mollette. Poi smalti. Allora, smalti, tantissimi questo mese, davvero mi sono data la pazza gioia. Prima ho messo questo viola glitterato, così, mi piacciono gli smalti con brillantini. E poi ho sovrapposto questi della Skin Color. Prima questo, poi questo, e l'effetto è venuto così. Vi leggo questi, vi leggo i numeri, 28, questo è il numero... 932 e questo è il numero 940. Ok, poi smalti, parola del mese. Allora, credo che la parola del mese sia stata grazie. Grazie mille, ciao, perché diciamo che a forza di, perché questo mese sono stata davvero a contatto con persone nuove, non so perché ho conosciuto tante persone nuove, forse con le feste, che sono andata in Umbria, tante persone nuove, e la parola è stata ciao e grazie, perché mi dicevano, Elena come sei cresciuta, perché al paese bene o male ci conosciamo, anche se non ci vediamo da tanto tempo, e ci stavano molte signore che mi hanno visto appena nata, mi dicevano, come sei cresciuta, come sei bella, io dicevo grazie, e anche qui su YouTube ho detto tante volte grazie, grazie mille, perché siete davvero stupende, mi lasciate dei commenti fantastici, quindi grazie al minimo. Poi... figura di Bip,
Allora, la figura di Bip è stata davvero tante. Ve ne dico le due attaccate più frequenti. Io ballavo, stavo provando un passo di danza, così non c'era nessuno, no? Sotto casa, anche se c'è il dottore vicino a casa nostra, non c'era nessuno, provavo un passo così. A un certo punto mi giro, c'era una signora che mi guardava tipo che stava con il cane e io non avevo notato. Allora io mi sono messa a ridere, sono corsa via e c'era tutte le persone che aspettavano al dottore girate verso di me. Allora io sono rimasta un po', oddio, è stata una bella figura di Bip. Poi, la cosa più bella e la cosa più brutta del mese. Allora, la cosa più bella del mese è stata, siete stati voi, sinceramente, perché a marzo ho aperto il canale e siete stati voi. Fidatevi, siete bellissimi. E sì, la cosa più bella siete stati voi. E anche la mia permanenza in Umbria. E la cosa più brutta, fortunatamente non ho avuta una cosa più brutta. Sono stata bene, tranquilla, tutto bene con la scuola, la famiglia, gli amici e non c'è stata una cosa più brutta. E commenti più belli del mese. Allora, premetto, sono tutti belli i commenti che mi fate. C'è uno che mi è rimasto particolarmente nel cuore di Alela 2000, ti voglio un sacco di bene. E che mi ha scritto, ora non ho niente a portata di mano, quindi perdonami se non lo dico giusto, preciso, però in poche parole mi ha scritto: ti seguo sempre, sei una delle ragazze che seguo di più, e, sei dolcissima e sai che te lo dico sempre, ti voglio bene. E niente, mi ha scritto in poche parole questo, scusa se non l'ho detto perfetto, solo che non ho niente a portata di mano. E quindi è un commento che mi è proprio mi è entrato nel cuore subito ed è davvero un commento strepitoso. Poi gli altri sono tutti belli, per carità. Poi e basta, il tag sarebbe finito. Io mi ricordavo tipo doccia time. Vabbè, in caso ci fosse vi faccio vedere sempre i soliti. Uno, due. E sto questo mese ok, questo mese ho messo tanto questo bagno schiuma, sempre dell'acquolina, la fragolina, fragoline di bosco. E niente, questi sono stati, questo è stato il tag del mese, le domande scritte qua. E ciao! Ah, vi ringrazio tutte e vi adoro.